Torna a vincere il Castelnuovo 2-1 ad un buon Celano, tre punti che consentono ai neroverdi di issarsi al quarto posto momentaneamente, agganciando l'Arenato Curi angolana, quest'ultimi con una gara da recuperare. Per i marsicani invece il secondo stop in fila e zona playout che si fa sempre più vicina. Non c'era praticamente la squadra al gran completo e quindi imbarazzo della scelta. Dietro la coppia Correia-Demin, in mezzo Spazio ed Esposito e davanti D'Antonio a spaziare. Dall'altra parte Iodice con Rocchino a fare il metronomo e il solito duo Pendenza-Bruni in attacco. Ospiti che partono decisamente meglio, approcciando benissimo la gara. Ottavo minuto ed è già una grande occasione marsicana, con Bruni che si accentra dall'out di sinistra e scarica un destro che si stampa sulla traversa. Celano che spinge ed appena un giro di lancette dopo, giocatissima di Alessandro Pendenza, che con un mancino perfetto fa partire un fendente che scheggia il palo, Caputo battuto. Sempre ospiti pericolosi con D'Agostini al decimo, pallone fuori. Padroni di casa che escono piano piano dal tugurio, iniziando a spingere, come abitué soprattutto nelle gare casalinghe. Match che resta molto godibile, sale però anche la tensione in campo a farne le spese, Correia e Lugo Martinez, entrambi ammoniti. Castelnuovo che alla prima vera grande occasione passa in vantaggio. Minuto 38, calcio d'angolo di Lugo Martinez dalla sinistra, spizzata di Demin, D'Antonio il pullestro a anticipare tutti e indirizzare il pallone in porta per il suo ottavo centro in campionato. Tante proteste però degli ospiti perché il gol è viziato da un fallo su Puglielli. Le immagini di Gianluca Iezzoni ci portano alla seconda frazione che si apre con il pareggio ospite. Pendenza si guadagna un calcio di rigore. Dagli 11 metri va Mattia Bruni che spiazza Caputo per il suo decimo gol in campionato. Primi cambi per i due tecnici. Nocera butta dentro Santos da Silva, Iodice invece lancia Mastrone. Al quindicesimo ancora Celano vicinissimo al vantaggio con il classe 2005 D'Agostini, pallone che termina alto. Padroni di casa che torna ad essere pericolosi al 26esimo ed è un'occasione colossale. Bella combinazione tra Santos da Silva, Valiente e Sadai. L'attaccante brasiliano si ritrova tu per tu con D'Amico che lo ipnotizza. Sul prosieguo dell'azione Sadai manda il pallone fuori. Risultato che cambia nuovamente al minuto 34 e gol ancora una volta al centro di polemica. Punizione per i neroverdi, Puglielli rimane a terra dopo un contatto a gioco fermo con Demin che batte a sorpresa e batte soprattutto D'Amico che era uscito dai pali. Si scade nel caos, proteste ospiti veementi, panchine praticamente in campo e a farne le spese addirittura mister Nocera espulso. Risposta ospite che arriva al 42esimo, ghiotta occasione con Bruni che calcia fuori un bel pallone in aria. Castelnuovo che resta in 10 al 40esimo, doppio giallo a Santos da Silva. Celano che ci prova fino alla fine, locali che però resistono alle folate ospiti, prendendosi così tre punti importanti per la zona playoff. Castelnuovo che nel prossimo turno, domenica 10 marzo, sarà di scena a Sant'Egidio, Celano invece che ospiterà il Ponte Vomano in una gara delicatissima per la zona playout.